Allora, con piacere abbiamo cercato di competere contro la squadra di Piacenza che a partire da chi l'allena, che ovviamente ha la competenza per poter ottenere in questa città dei risultati importanti, per noi significava giocare contro una squadra riconosciuta come di livello superiore, per cui sapevamo che già il nostro campionato, per il progetto che noi rappresentiamo, va bene, è un campionato in cui noi dobbiamo giocare sempre al limite. E è stato ricordato poco tempo fa, tra altre cose, da un giornale sportivo, non so se era la Gazzetta o lo Sport. E ha ripetuto una cosa detta in tempi passati da Ayrton Senna, che è sempre stato però comunque un mio punto di riferimento, non tanto perché mi piace l'automobilismo, perché quello che diceva mi pareva una cosa bella, è che non c'è curva in cui tu non possa sorpassare. Quindi noi dobbiamo giocare al limite, dobbiamo provare a sorpassare anche in curva, e quindi per il progetto che siamo, no? Quindi spero che di fronte al bel pubblico di Piacenza, che la mia squadra abbia perlomeno mostrato nella volontà e nello spirito il non mollare mai. Per adesso questa è la costante del nostro campionato. Piangiamo un paio di partite, così, con qualche dettaglio, così, uno che mai grida vendetta, uno un pochino dubbio. Potevamo avere forse 2 punti in più in questa classifica, però noi crediamo che ci siano i punti che sono destinati a noi in questo campionato qua, ci sono le partite che noi vinceremo, perché credo che sia nella nostra possibilità raggiungere il massimo risultato di questo grande progetto dell'Unione tra Benetton e Lucca San Vendemiano, nel cercare di tenere in questa categoria qui, in Serie B, la squadra, perché questo ci consentirà di poter far emergere giovani importanti da poter magari far volare verso la pallacanestro più importante. Oggi posso solo sperare che il pubblico, gli addetti ai lavori, i media possano, non so, concordare col mio pensiero che la squadra, dal punto di vista agonistico sportivo, in campo ci sia stata con il giusto piglio, col giusto piglio. Poi dopo la differenza tra Varaschini e Rezzano non è che debba spiegarla io, no? Non solo perché magari uno ha i capelli e uno non li ha, voglio dire, credo che nel mestiere ci sia, appena preso la patente, quindi voglio dire, ho i playmaker che non ce l'hanno ancora, la patente, quindi. Però lo sappiamo, ma ci piace accompagnarli a casa noi intanto, per adesso. Un po' di caratteristiche tecniche all'interno di questo progetto ci sono, però l'unica cosa che nello sport non si può comprare è il tempo, per cui noi stiamo lavorando forte, sono convinto che la mia squadra, per come lavoro tutte le settimane, per i 32 anni di carriera che ho, possa essere tra, non lo dico con presunzione, ma con piacere, tra quelle che si allena meglio. Però nel nostro contesto, no? Quindi di conseguenza questo ci aiuta ad arrivare col piglio giusto a giocare un po' le partite. Abbiamo fatto un trittico, questo è veramente molto importante, perché aver giocato con Reggio Emilia, che è una, a mio avviso, una neopromossa falsa, nel senso che ha mestiere, sono pochi, sono corti, però i 7 sono giocatori veri. Abbiamo giocato con Faenza, che è una squadra secondo me costruita bene ed è veramente una squadra che può arrivare ai playoff, secondo me non si discute neanche, ma può anche essere una squadra importante perché ha il mestiere giusto e il talento giusto per poter far bene. E siamo arrivati in volata con tutti e due lì così. Di questo sono abbastanza soddisfatto. Mi sarebbe piaciuto sbagliare due robe in più per provare a fare un'altra piccola volata, ma purtroppo il 41% del tiro da 2 ci sacrifica un po' per la volata, non per,
essere presuntuoso per qualcos'altro. Ritengo che magari i due canestri di Antelli sbagliati un po' facilmente da sotto o di Varaskin in un momento un pochino così delicato, con 3 minuti quasi alla fine, magari riportandosi a 6 punti, 4 punti, 5 punti, poteva farsi fare una volata. Poi dopo l'esito alla volata è un'altra cosa, però poteva farsi fare una volata, ed è la cosa, il rammarico un po' della partita, tutto lì. Poi abbiamo tirato col 50-3, siamo una squadra che tira abbastanza con questo. Se andiamo a vedere un po' le statistiche in questo, sì, ci stiamo distinguendo abbastanza. Le 18 palle perse sono un po' figlie del nostro DNA, per adesso. E loro sanno che l'allenatore non è contento di questo, però comunque. Hai parlato troppo? Ma questo progetto è un progetto a lungo termine relativo poi alla squadra o all'idea di crescere dei giocatori? Cioè sui singoli o sull'idea di riavere una squadra ad altissimo livello? Allora no. Allora, riavere una squadra è una cosa giusta, ma non sicuramente con la storicità che porta il marchio Benetton. Riavere una squadra sì, però diciamo che è molto più fatto sul progetto, cioè Benetton ha un settore giovanile importante, lo sta continuando ad avere, il 98, quindi la categoria, la classe dei giocatori che abbiamo qui noi adesso oggi, è un tassello d'eccellenza degli ultimi periodi, però dietro il 2000 sono interessanti, ci sono già 2-3 giocatori che sono nell'orbita nazionale e quant'altro. D'altra parte voglio parlare con piacere di Sanluca San Vendemiano, perché nei numeri, superiamo i numeri anche di Benetton, abbiamo un bacino molto largo, c'è già una unione di intenti già fatta proprio perché ci chiamiamo Rucker Sanve, perché è l'unione del Basso Piave, Rucker, quindi tanti comuni, un territorio molto esteso con strutture che si è messa insieme con San Vendemiano, che è un comune a fianco a Montebello, a Conegliano, poche anime, e però dirigenza giovane, hanno saputo stare insieme e hanno saputo moltiplicare i numeri. Intelligenza sportiva, perché posso dirle che hanno assemblato degli allenatori di capacità, coordinati con un bel progetto, quindi già noi abbiamo sia numeri ma anche qualità all'interno, sia nel formarli ma anche proprio nel materiale. Li abbiamo messi insieme per cercare di fare squadre d'eccellenza, quindi migliorare la competizione, e la prima squadra sarà il banco di prova per cercare di far emergere il talento se ce n'è, le capacità se ce ne sono, e quindi siamo votati a questo, però la volontà di avere una squadra. Grazie. Prego. Una cosa, come si fa a mandare in campo dei giovani sempre equilibrati, cioè non troppo euforici da una parte e magari non troppo depressi quando magari ci si va a schiantare contro qualche corazzata di questo campionato? Perché sì, sì, sì. Cioè, pur sempre il terzo campionato. È una domanda a cui rispondo volentieri, perché ripercorre un po' il mio modo di essere, e quindi cerco di fare in modo che il giocatore in assoluto, che possa essere esperto, mi aiuta di più, ma se è giovane ovviamente si deve applicare. Cerco di raggiungere un obiettivo che sia quello che un giocatore sia sicuro e autonomo, e quindi quando la mia comunicazione con loro è votata a questo. Noi siamo al limite anche quando ci alleniamo, però sempre con la capacità di così tenere in mente che la lucidità è importante, che i piedi per terra sono importanti e che è tutto in mano a loro. Quindi io cerco di influire, di incidere, diciamo così, dal lunedì al venerdì, ma loro sanno che l'obiettivo, che la partita, è la dei giocatori. Per cui cercare di formarli sotto il profilo che siano sicuri e autonomi.